It was a good one. Considerando che il 40% della popolazione si trova sulle zone montane, quindi con una viabilità abbastanza scadente. Per colpa un po' degli eventi politici dell'aspetto tempo, questo ospedale è stato ridimensionato, oggi rimane ben poco. Quindi noi speriamo che la sua presenza qua possa essere di stimolo per rilanciare questo ospedale, possa, perché oltre la carenza strutturale, di macchinari, di personale, tutta una situazione un po' tragica, che ci nascondiamo, che navighiamo nel luogo, lo deve sapere. Ma perché se vedete questo mi comincio a preoccupare, dico che c'è qualcosa che non funziona. Qua c'è buona parte delle cose che non funzionano, anche la chiusura di molte reparti che ci sono state hanno penalizzato largamente la popolazione di questo comune. Ma ci auguriamo che venga un po' rivista la situazione, perché non possiamo fare atti ragionieristici sulla sanità. Questo credo non è una frase preparata, ma è una frase. Beh, che sa, come sai, io sono assolutamente convinta di questo. Però purtroppo, caro ministro, le situazioni non sono andate come noi credevamo. Diciamo che la situazione è stata quindi, molto meglio, perché però ci auguriamo... la regione era disastrata, quindi siccome la regione, questa è una regione che dal punto di vista sanitario possiamo dire che era almeno nei numeri la peggiore d'Italia. Poi i parametri vanno sempre letti, perché non è, le cose vanno sempre lette in un certo modo, ma il dato della mobilità in uscita da questa regione è un dato che è inconfortabile.
nel senso che nel momento in cui tu hai una così grande parte della popolazione che si va a far medicare altrove, a curare altrove, non solo per operazioni ad alta complessità, ma anche per cose banali, vuol dire che c'è qualcosa che proprio non funziona. Allora, noi veniamo da anni di tagli lineari, con una compressione di circa 25 miliardi di euro del budget del fondo. I tagli lineari sono stati, ovviamente è un elemento che è inutile dire, che ha stressato il sistema sanitario oltre ogni limite, ma è anche vero che prima si è arrivati ai tagli perché nei 10 anni precedenti quello che è stato fatto nelle regioni italiane, in particolare nelle regioni del sud, grida vendetta. Nel senso che i fondi del sistema sanitario sono stati spolpati a danno della popolazione che si è trovata a fronte di un costo totalmente esorbitante del sistema sanitario, una qualità e un servizio assolutamente non adeguato. E lo dico io che vengo da una regione in piano di rientro che ha i problemi di tutte le regioni in piano di rientro, quindi blocco del turnover, quindi gli ultimi anni passati sotto un'egida totalmente ragionieristica, senza che ci fosse una prevalenza invece delle politiche sanitarie e con una serie di problemi a non finire. Ora, con il patto della salute che noi abbiamo approvato a luglio, il patto sancisce una serie di cose. Innanzitutto un piano di riorganizzazione della programmazione sanitaria puntata sulla qualità del servizio da una parte, sull'efficienza e la trasparenza dall'altra, però con una prevalenza di politiche della sanità, cioè la sanità la fa il Ministero della Salute, ma non in una contrapposizione con il MEF, ma per il fatto che in Italia oggi noi abbiamo bisogno di una politica sanitaria, perché altrimenti noi riusciamo a dare le risposte che ci chiedono i nostri cittadini, e sono risposte dovute all'aumento dell'età, che quindi aumenta la cronicità e aumenta alcune patologie, e anche l'aumento dei costi dei farmaci. Le nuove ricerche, le nuove scoperte ci portano a questo. Il patto prevede questo. All'interno ci sono due punti importanti per le regioni del sud, cioè un diverso livello della concezione dei commissariamenti. Anche il fatto che i commissari dal 2015 delle regioni non sono più i presidenti delle regioni, ma sono tecnici nominati dai ministeri competenti. Il fatto che si passerà da un commissariamento delle regioni a un commissariamento delle singole aziende, con un sistema di monitoraggio e di controllo che fa molto perno sugli esiti. Quindi quello che io ho visto anche nell'ultimo piano nazionale esiti, che le regioni che hanno avuto la sensibilità di dare le direzioni generali, l'input sugli esiti, sono regioni che vanno meglio dal punto di vista qualitativo. Il terzo punto è quello dello sblocco del turnover. Quindi questi sono siamo a un ottimo punto, ma proprio ottimo. Quindi perché io non faccio l'annuncio se non c'ho il pezzo di carta, però possiamo dire che sono molto ottimista che questa cosa la risolviamo martedì nel tavolo tecnico che avremo. Quindi insomma, mi riservo fino all'ultimo momento, che come lei sa queste cose sono fino all'ultimo, però i dati parlano chiaro, quindi i dati ci dicono che la Calabria è nei parametri per lo sblocco del turnover, quindi dipende soltanto adesso dalla quantità, cioè dal numero di nuovi ingressi che noi possiamo realizzare. Fermo restando che da parte mia c'è questa consapevolezza. Uno, che lo sblocco del turnover è necessario assolutamente nelle regioni in piano di rientro per garantire i livelli essenziali di assistenza. Soprattutto soffrono tutti i reparti, ma la rete dell'urgenza è veramente compressa. In seconda battuta, dobbiamo garantirlo per mantenere la qualità del servizio anche rispetto ai pensionamenti. Cioè, lo dicevo oggi a Reggio Calabria, noi non possiamo avere un gap generazionale tra il primo entrato e quello che sta uscendo di 15-16 anni in cui non c'è un nuovo ingresso. Questo comporta un crollo della qualità della formazione medica, perché la formazione medica è una formazione permanente che viene fatta attraverso anche dei percorsi professionali dentro l'ospedale, dentro la realtà, e questo vale anche non solo per i medici, vale anche per gli operatori, quindi c'è veramente la necessità di ovviare a questo. Per farlo bisogna farlo in modo razionale, con i concorsi,
in base alla meritocrazia, in base ai fabbisogni reali che ci sono nelle regioni, e questa è sicuramente una regione che da questo punto di vista ha proprio tanto tanto bisogno, per fare che cosa? Per dare qualità ai servizi per i cittadini, e soprattutto garantirci di poter curare qua la gente e non mandarla a Milano piuttosto che a Roma, a Bologna, a Venezia o in altri posti. Quindi per fare questo ci vuole un progetto che va avanti pezzo per pezzo, di affiancamento pezzo per i prossimi anni. Io spero breve, cioè spero che la Calabria riesca a uscire dal commissariamento, non solo quello economico ma anche quello sanitario, quello dal punto di vista dell'EA, nel giro di 2, massimo 3 anni, in modo tale che ci sia un raggiungimento di un livello di standard qualitativo che permetterà alla regione di camminare con le sue gambe, e questo credo che sia l'obiettivo di tutti. La cosa molto importante è che dopo, diciamo, il raggiungimento di questa quasi livello di finanziamento, di pareggio rispetto al debito, la regione Calabria Urbani mi ha presentato la nuova rete ospedaliera, quindi il piano del programma della rete ospedaliera, la rete oncologica, la rete dell'urgenza, cioè una riorganizzazione della Calabria come si fa nelle altre regioni italiane, perché non è Ministro, che un'attenzione è una vera per i territori che presentino delle particolarità. Allora, prima di chiedermi la deroga, prima c'è stata la legge, perché attenzione su particolari territori che meritano. Questo è previsto nel regolamento ospedali, cioè nel regolamento degli ospedali che noi abbiamo approvato a luglio insieme al patto della salute, c'è anche la particolare attenzione alle aree cosiddette svantaggiate. Questo lo abbiamo appena fatto nella rete ospedaliera del Lazio, che è una regione commissariata, proprio 2 giorni fa, grazie al fatto che personalmente mi sono molto battuta per questo, con razionalità però, lo dico molto chiaramente, non col principio della marchetta che ognuno si fa l'ospedale sotto casa, io parlo come mangio, come suol dire, ma con invece una razionalità che faccia funzionare il sistema per i protagonisti, cioè per i pazienti, quindi tenendo insieme tutto. E da questo punto di vista questo ospedale è all'interno della rete di riorganizzazione della regione, quindi non è, per rispondere alla sua domanda, non è un ospedale destinato a morire, invece è un ospedale destinato a... per poi lasciare è un ospedale non destinato a morire ma anzi a vivere nell'ambito di una riorganizzazione del territorio, e io seguirò passo passo, come ho fatto, come sto facendo per il Lazio e come sto facendo per la Campania,